La Fiorentina cercava tre cose contro la Juventus: interrompere una serie negativa che dura da 5 giornate, ritrovare la manovra e qualche giocatore un po' in ombra come Bertoni, carisma per il nuovo allenatore De Sisti. Ha fallito il primo obiettivo, ma ha ritrovato un po' di gioco, quasi tutto Bertoni, e se non proprio il carisma, tanta simpatia per De Sisti, applaudito dal pubblico nonostante la sconfitta. La Juve ha il merito di aver impostato la partita sul piano offensivo con ampie ed eleganti manovre di Bette, Gabredi, Fanna e Tardelli e con le proiezioni di Cabrini. I bianconeri, lanciati alla rincorsa di Roma-Inter, fanno subito capire di non essere disposti a compromessi e al quinto Cabrini impegna Galli, così come Fanna al 15°. Poi viene fuori la Fiorentina e Zoff deve salvarsi su Bertoni, imitato sul fronte opposto da Galli, che sventa l'insidia di Tardelli. La Juve rompe l'equilibrio che durava dalla mezz'ora al 13° della ripresa, anche per una ingenuità di Ferroni. Gli porta via la palla Fanna, che dà a Bettega, indietro per Tardelli che segna. Prova di carattere della Fiorentina che sa reagire ma senza fortuna. Trapattoni manda Verza e Prandelli a rilevare Causio e Bredi. Le occasioni viola sono per Desolati, volente rosso ma spreciso, e per Ferroni. E la partita si conclude con Fattori, entrato da poco, che offre il suo contributo alla sagra degli errori degli avanti viola.